Luci danzano, destini intrecciati, bandiera degli stati nel vento sospesa. Racconta la storia di una terra promessa, nel rosso fiammeggiante, ardore e passione. Si riflette la forza di una nazione in azione. Ma tra le strisce il dolore si cela, voci di lotta, storie ribelli, il bianco candido di purezza e pace. Risplende tra le righe di una lunga corsa verso l'eternità. Eppure in quell'innocenza le ombre si stagliano. Storie dimenticate, voci che invocano, le stelle splendenti come sogni nel buio. Rappresentano speranze, desideri cui affidarsi, ma tra le stelle si celano i dubbi. Un mondo di contrasti, di voci che si scontrano. Sotto questa bandiera una nazione si racconta, con le sue contraddizioni, con le sue lotte. Ombre e luci si mescolano in un caleidoscopio, in questa terra di opportunità e di sfide. E così la bandiera rappresenta una storia di lotta e libertà. Ombre e luci insieme danza nella grande danza degli stati americana. American Beauty è una mostra che rappresenta gli Stati Uniti da diversi punti di vista, un vero e proprio viaggio storico, antropologico e artistico nel cuore della nazione che più di ogni altra incarna una sorta di leadership globale da un punto di vista appunto culturale, sociale e politico. La mostra è un racconto serrato affidato agli occhi e alla voce di un numero importante di artisti, 120 in tutto, per un totale di 130 opere d'arte, a partire da Robert Capa, che rappresenta gli Stati Uniti durante il celebre sbarco in Normandia, quindi l'inizio di quello che è di fatto l'ingresso degli Stati Uniti in un contesto anche militare internazionale, fino a Banksy, alla street art in genere e quindi alle ultime rappresentazioni da parte di artisti contemporanei della vita, soprattutto nelle periferie. American Beauty è una rosa magnifica e allo stesso tempo fragile. I suoi petali resistono a lungo prima di appassire, mentre il gambo marcisce rapidamente. Metafora efficace della società statunitense e delle sue contraddizioni evidenti e nascoste. American Beauty, da Robert Capa a Banksy, presenta per la prima volta in Italia un progetto espositivo dedicato agli Stati Uniti d'America, con una selezione di 130 opere che raccontano luci e ombre della nazione che più di ogni altra ha caratterizzato l'ultimo secolo a livello globale. Ad offrire questo originale ritratto degli States sono ben 120 artisti. American Beauty esplora così alcuni aspetti centrali per la comprensione delle contraddizioni che attraversano la superpotenza statunitense. Un racconto serrato, capace di dar voce ad alcuni tra i protagonisti assoluti dell'arte internazionale. Ad avere un ruolo chiave nel percorso espositivo è la fotografia, chiamata a introdurre il visitatore alla lettura del trionfale e decadente universo statunitense. Ampiamente rappresentato il bianco e nero, con maestri assoluti come Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Diane Arbus ed Elliot Erwitt, per passare alle immagini a colori di Steve McCurry, Vanessa Beecroft e Annie Leibovitz. Il percorso si esalta di sala in sala, accogliendo creazioni dei maestri della pop art, come James Rosenquist, Robert Indiana ed Andy Warhol, fino ai protagonisti della street art, Kate Haring, Mr. Brainwash, Obi e Banksy. L'inizio del percorso espositivo è dedicato al patriottismo. La bandiera è il simbolo per eccellenza, chiamato a rappresentare l'attaccamento nazionalistico tipicamente americano. Dalla fine del Settecento, gli Stati Uniti si espansero rapidamente e, con l'aggiunta di nuovi stati, la bandiera si dovette evolvere assieme alla mutevole composizione del paese. Il Congresso valutò che era troppo complesso aggiungere nuove strisce per ogni stato e prese la decisione di mantenerne 13, come le 13 colonie fondatrici, ed aggiungere una stella per ogni nuovo stato ammesso nella federazione. Il presidente Harry Truman nel 1949 dichiarò ufficialmente il 14 giugno come giorno nazionale della bandiera, National Flag Day,
Dal 1960, con l'integrazione delle Hawaii, è stata apposta la 50ª stella e la bandiera non è più cambiata. La prima sezione della mostra si presenta come una festa di colori e immagini in bianco e nero, scattate da grandi fotografi internazionali, tutti impegnati a immortalare le numerose manifestazioni pubbliche o private di patriottismo statunitense. I fotografi Margaret Burke White, Elliot Erwitt, Jill Friedman, Vivian Meyer, Ruth Orkin, B.G., lo street artist Mr. Brainwash, il fondatore della Magnum, Eric Cartier-Bresson e molti altri artisti ci trasportano idealmente nelle strade e nelle case in compagnia di veri patrioti americani. Il senso di appartenenza di questo popolo al proprio paese è spesso sorprendente. La devozione per la bandiera e per l'inno nazionale è proverbiale. Gli Stati Uniti rappresentano la più grande potenza internazionale, sotto vari punti di vista. Molti osservatori imparziali sottolineano che l'America è attualmente in declino, tuttavia le altre potenze politiche e militari non appaiono ancora in grado di sostituirsi pienamente alla sua leadership. L'emergere della potenza americana si può collocare verso la metà dell'Ottocento, dopo l'annessione di una parte del Messico e l'espansione decisiva verso le coste del Pacifico. La guerra di secessione diede identità ad una nazione che prima non esisteva in quanto tale, decretando il prevalere del nord repubblicano contro il sud aristocratico. Con la seconda guerra mondiale gli Stati Uniti cominciarono ad imporsi a livello planetario, acquisendo vaste aree di influenza. Dalla fine del Novecento hanno completato il proprio dominio tramite l'esportazione di un modello politico-culturale a cui uniformarsi, quello della libertà, del libero mercato e della democrazia. L'ideologia della globalizzazione può essere letta quindi come l'imposizione definitiva dell'egemonia americana, evidente negli anni 90 e apparentemente in crisi nel decennio che stiamo vivendo. La narrazione mediatica racconta la globalizzazione come una conquista dell'umanità e la diffusione spontanea della democrazia come conseguenza del libero commercio. Essa è in realtà impostata sul controllo americano, che si palesa nella gestione delle rotte marittime, su cui passa la maggior parte delle merci internazionali. Il potere e la grandezza americani sono rappresentati in questa sala da immagini evocative: il palazzo della Borsa di New York, l'obelisco di Washington e il dollaro simboleggiano il potere politico ed economico finanziario. Lo sbarco sulla Luna fu invece il compimento di un lungo percorso di sviluppo tecnologico che ebbe importanti ripercussioni politiche in pieno clima di guerra fredda. La sezione si completa con i ritratti di alcuni tra i presidenti più influenti a livello globale. Le opere svelano il fascino popolare di Kennedy, il carisma di Nixon, l'aggressività internazionale di Bush e la divisiva figura del penultimo leader del paese, Donald Trump. Il racconto di American Beauty vuole essere da un lato una celebrazione dell'orgoglio patriottico americano e dell'importanza che questa nazione ha per i valori condivisi in Occidente di libertà e democrazia, ma dall'altro anche svelare un dietro le quinte della società americana, puntando un po' il dito sui conflitti culturali ancora aperti, per esempio la questione delle minoranze afroamericane e più tutti i conflitti culturali e le iniquità anche socio-economiche che attraversano questo grande paese. Per cui un racconto che è una sorta di canto di luci ed ombre dell'impero statunitense e dell'importanza che esso ha avuto e continua ad avere per tutto il pianeta.
le proteste seguite alla morte di George Floyd in centinaia di città e piccoli centri urbani negli Stati Uniti hanno messo in risalto una serie di punti critici che attraversano la società americana. La questione razziale, il fatto cioè che le minoranze, e in particolare quella afroamericana, siano vittime di abusi sistematici da parte degli apparati repressivi. È certamente centrale, ma non può essere considerata isolatamente. Le divisioni di razza in buona parte riflettono anche le sperequazioni socio-economiche, dal momento che le comunità afroamericane e latine occupano gli strati più bassi della società ed esercitano professioni mal pagate e prive o quasi di garanzie sociali, per esempio la copertura assicurativa sulla salute. Questi squilibri alimentano un dibattito politico che è andato sempre più polarizzandosi negli ultimi anni e che sotto Donald Trump si è ulteriormente acuito. Questa sezione della mostra illustra alcune questioni che evidenziano la polarizzazione sociale interna agli Stati Uniti. La questione islamica ebbe certamente un grande impatto dopo l'11 settembre 2001, quando i toni spesso violenti della propaganda politica portarono ad una generale diffidenza nei confronti dei musulmani. Il movimento per le rivendicazioni politiche dei neri e il dibattito ancora vivo sulla questione indiana sono temi capaci di scuotere le coscienze in tutto il mondo. Ampio spazio è riservato alle proteste sociali, che, a partire dagli anni 60 del secolo scorso, hanno fatto degli Stati Uniti un paese caratterizzato da una forte e strutturata contestazione interna. L'America è un paese caratterizzato da profonde iniquità sociali, ma al suo interno si sono sviluppati i più importanti movimenti sociali, promotori di un profondo rinnovamento culturale. Uno dei problemi endemici della società americana è la diffusione capillare delle armi. Gli Stati Uniti sono il paese il cui numero di decessi prematuri causati da armi da fuoco è superiore a quello dei morti per incidenti stradali. Nel 2021 l'America ha registrato il record assoluto di sparatorie di massa, ovvero con più di 3 morti, 691. Paese si calcola che ci siano circa 357 milioni di armi per 332 milioni di abitanti. Il secondo emendamento, che vide la luce in un'epoca remota, continua a recitare: una milizia ben organizzata è necessaria alla sicurezza di uno Stato libero e dunque il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non può essere violato. Nel Settecento il diritto alle armi garantiva la possibilità di difendersi da nativi e banditi, in assenza di un esercito regolare. Oggi tale necessità sembra del tutto superata. Nel 1917 inizia il secolo americano. L'ingresso nella Grande Guerra diede il via al decisivo interesse americano nei confronti delle vicende politiche internazionali. La dottrina Monroe, 1823, che sanciva la supremazia statunitense in tutte le Americhe, iniziò ad essere applicata al mondo intero. Il predominio americano venne sicuramente sancito a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Alla fine della prima, infatti, gli Stati Uniti tornarono al loro isolamento,
ma il loro intervento nella seconda fu definitivo. Essi divennero la potenza leader del pianeta, condividendo questa posizione a metà con la Russia. L'impero americano crebbe a dismisura tra gli anni 60 e 70 del Novecento, dando vita ad un sistema di dipendenze tra sé e gli altri paesi. Questa sezione della mostra porta idealmente i visitatori nel cuore del dibattito relativo alla guerra in Vietnam, una delle operazioni militari più controverse dell'esercito statunitense. La guerra in Indocina svelò al momento il lato oscuro dell'imperialismo americano, che trovò nuovi sbocchi in Medio Oriente dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre. L'impero americano è stato ed è diverso da tutti gli altri imperi della storia. Esso, infatti, non è apertamente dichiarato. Prevede il controllo delle rotte oceaniche e non è coloniale in senso tradizionale, ma è presente in molti paesi attraverso il sistema delle basi militari. Secondo gli americani, l'unica sicurezza possibile per il paese sta nel dominio del mondo. La propaganda, destinata a cementare l'egemonia nelle coscienze di tutti, esalta i valori occidentali come la libertà e la democrazia, in opposizione al resto del mondo. Di questi valori gli americani sono paladini. Con l'avvento della globalizzazione, gli Stati Uniti hanno imposto un sistema economico internazionale sottoposto alla loro egemonia, impegnandosi spesso militarmente su diversi fronti. Negli ultimi anni, tra la presidenza Trump e la presidenza Biden, la nuova strategia sembra spingere gli americani a sottrarsi dai vari fronti e a disimpegnarsi militarmente, finendo per lasciare spazio a nuovi e vecchi rivali imperialisti, come dimostra l'attacco russo in Ucraina e il rinnovato interesse cinese per Taiwan. Dal Settecento il Congresso americano ha adottato il motivo delle stelle e strisce per la bandiera nazionale. Le stelle in campo blu rappresentano una nuova costellazione, una nuova nazione dedicata alla libertà personale e religiosa. Le strisce rosse affermano il coraggio e l'integrità degli uomini, il loro sacrificio in nome degli ideali repubblicani. Le strisce bianche significano libertà e uguaglianza per tutti. Il blu allude alla lealtà e alla fede. La bandiera, nel suo complesso, incarna la libertà americana e simboleggia lo spirito indomabile della determinazione portata in quella terra da Cristoforo Colombo e dai colonizzatori come i pellegrini e i puritani britannici. La bandiera si trova in ogni edificio pubblico e migliaia di giardini americani possiedono un'asta per la sua esposizione. Gli statunitensi la adorano ed essa viene costantemente declinata su una varietà pressoché infinita di oggetti d'uso quotidiano. Nell'abbigliamento la bandiera è spesso protagonista, indossata nei modi più originali, come si evince dalle fotografie esposte in questa sala. Non manca chiaramente l'ironia, ad esempio del trittico di Sergei Baratkov, o nell'irriverente slip immortalato da Martin Parr. Il motivo a stelle e strisce è declinato come bikini nelle immagini di Michael Dressel e Nina Berman. Thank you.
senso. I sit cramped up, calling your answer. Learn how to let it go. You better learn how to let it go.